Buongiorno e bentornati al notiziario della Germania. Qui è Milena per Becciolini Network e Rete Informazione Europea e oggi è domenica 30 ottobre 2022. Qualche settimana fa vi ho parlato della più grande riforma sociale in Germania da 20 anni a questa parte, cioè della modifica del cosiddetto Hartz IV, a cui si voleva cambiare anche il nome in Bürgergeld, reddito di cittadinanza. Ebbene, la notizia di oggi riporta che il partito della CDU della Merkel intende bloccare questa legge e non approvarla così come è stata presentata. Infatti il segretario generale ha detto che al Tagesspiegel che loro non approveranno i piani nella loro forma attuale. Ha criticato soprattutto il piano di introdurre livelli più alti di sicurezza sociale. E ha fatto un esempio: una famiglia di 4 persone con un patrimonio già di 150.000 euro, inteso come ad esempio proprietario di un appartamento o di una macchina, potrebbe ancora avere diritto all'assistenza sociale, mentre un'altra giovane famiglia che lavora sodo e paga anche le tasse per finanziare questo sussidio non avrebbe diritto perché ha comunque un'entrata fissa mensile, che è lo stipendio. E queste sono le critiche forti che fanno i rappresentanti del partito della CDU. Anche infatti il leader del partito, Friedrich Merz, durante una conferenza tenutasi ad Augusta, ha criticato aspramente appunto questo piano, perché afferma che come risultato della riforma l'occupazione regolare non avrebbe quindi alcun senso per alcune persone. Dopo le consultazioni di venerdì, quindi, il Consiglio federale ha chiesto al governo di apportare dei miglioramenti e il Bundestag vuole affrontare la legge il 10 novembre in una seconda e terza lettura, dopodiché passerà ancora al Consiglio dei Ministri federale e se ci sarà bisogno di un comitato di mediazione, questa riforma non potrà più partire quindi dal 1 gennaio 2023. Critiche sono anche arrivate per il fatto che la riforma arrivi in un momento sbagliato, dove i centri per l'impiego sono già nel mezzo della gestione della crisi a causa dei profughi dell'Ucraina. È necessario quindi un tempo più lungo per la preparazione. Anche la rappresentanza del personale dei centri per l'impiego infatti mettono in guardia contro un forte sovraccarico dei dipendenti in vista dell'introduzione di questo reddito di cittadinanza. La coalizione di governo però difende invece la propria bozza di legge e che vuole appunto la maggioranza, vuole tariffe standard più elevate, meno sanzioni e risorse protettive significativamente più elevate. La coalizione vede la prevista indennità di cittadinanza come un passo verso una maggiore giustizia e una riforma del mercato del lavoro. L'SPD infatti ha sottolineato che questo aiuto di Stato non corrisponde a un reddito di base incondizionato. Il reddito di cittadinanza è comunque legato a degli obblighi molto ma molto rigidi. Anche il ministro federale delle finanze, Christian Lindner, infatti difende la riforma. Nel rapporto di Berlino il politico ha sottolineato che coloro che cercano di qualificarsi sarebbero stati anche premiati e quindi le persone potrebbero anche guadagnare più di prima oltre al reddito di cittadinanza. Si aggiunge ai critici anche il presidente dell'Associazione degli Imprenditori, che oltre a criticare appunto questo piano afferma che ci vuole una riorganizzazione del sistema pensionistico attuale. Afferma infatti Rainer Dulger che avverte un crollo del sistema pensionistico e critica appunto questo previsto assegno di cittadinanza. Abbiamo bisogno di una grande riforma sociale che abbia le dimensioni delle riforme economiche e sociali assunte dopo la riunificazione della Germania. Particolarmente urgente appunto la necessità di una riorganizzazione della previdenza per la vecchiaia. In particolare afferma che propone di collegare l'età pensionistica all'aspettativa di vita, non deve essere che la crescente aspettativa di vita porti ad un pensionamento sempre più lungo. Già, dobbiamo aspettare i 67 anni per andare in pensione, probabilmente vogliono ancora alzare la soglia per la pensione. Queste in fondo erano le uniche notizie che vi volevo dare questa settimana, non ci sono grandi notizie al momento, a parte il discorso forse del presidente Steinmeier che ha tenuto alla Nazione, per cui però ho intenzione magari di farvi un video a parte, anche perché il discorso è piuttosto lungo. Quindi ci risentiamo per il notiziario la prossima settimana. Ciao a tutti!